Allora, buongiorno, fatemi mettere a fuoco qua. Vediamo chi c'è, chi c'è. Flessibilizziamoci, dice Augusto. Allora, buongiorno a tutti. Eccomi qua, arrivo. Che succede? Allora, bentornati, benvenuti a questa nuova giornata, giorno numero 47, ormai quasi perdo il conto, quando devo scegliere la locandina al mattino perdo proprio il conto. Oggi dedichiamo questa pratica alla flessibilità. Non parlerò a lungo, voglio prima praticare e poi capire che cosa accade dopo in me e poi lo condividerò con voi. So, welcome or welcome back to this day number 47 of the project of Pilates in Lockdown. Io resto in movimento in italiano. And today we are going to do a flexible lesson about flexibility. And it will be a little bit creative, but now you know you are already used to that. Quindi sarà una lezione un po' creativa, ma ormai lo sapete perché siete un po' abituati a questo, quindi a non avere appigli per le lezioni. E non ne ho nemmeno io di appigli, nel senso che la maggior parte delle volte penso a quello che voglio fare durante la lezione, ma no, non ho una lezione preparata. Non mi piace preparare prima le lezioni in modo dettagliato, perché perdo un po' la presenza se devo seguire uno schema, quindi preferisco stare lì. Un'altra cosa che sì, voglio condividere con voi oggi, ho trovato, nel senso che mi sono stati presentati questi due canali e penso che sia bello poterli condividere con voi. Ci sono due canali che vi suggerirò, vi inserirò nella descrizione dell'evento e anche sull'altro social, prevalentemente Facebook, perché posso creare dei link in questo modo più facilmente. Riguardo due canali YouTube che sono stati creati da due professioniste nel campo della psicoterapia e psicologia. E poi vi scriverò i loro nomi, vi scriverò tutto e vedrete che c'è anche qualcosa in serbo per voi la settimana prossima. Sono due canali che mi sembra che sia utile poter condividere con voi perché queste due professioniste in pratica, hanno creato, piano piano stanno creando dei contenuti molto brevi, come delle pillole, che possono essere, di aiuto nel momento in cui ci sentiamo in difficoltà, nel momento in cui sentiamo appunto questo peso anche, durante questo momento particolare di pandemia e di quarantena, ma anche quello che può accadere durante la nostra vita, no? Abbiamo dei momenti no, e quindi a volte abbiamo bisogno di una chiave per comprenderli, per interpretarli o semplicemente per sentirci meno soli in quello che stiamo vivendo. E mi sembra appunto che possa essere una bella forma di condivisione attraverso questi canali YouTube il fatto di poter conoscere queste due professioniste e lasciarsi, diciamo, aiutare attraverso le loro parole. Quindi vi scriverò tutto sotto nella descrizione. So, just quickly in English, I was presenting a project made by two psychologists, like two different channels, and this is just in Italian, so I'm not suggesting you to go there unless you speak Italian, but they are publishing a little bit, they are uploading some videos that might be helpful for those people who are living a different moment, everyone of us can be.
And yeah, so it's just in Italian, so it won't be useful for you, I'm sorry. No, actually I have also one in English, so I can publish three. Ok, quindi dicevo che questi due canali sono in italiano, però mi è venuto in mente un terzo canale che può essere molto carino. In realtà c'è la versione italiana e inglese, quindi oggi vi dedicherò questi tre link che potrete esplorare, che hanno tutti a che fare un po' con la sfera della psicologia e la terapia attraverso le parole. Ok? Quindi, detto questo, io direi di cominciare e cominciamo da seduti. So, let's start in a sitting position and be comfortable. So, support your pelvis. Renditi la posizione il più comoda possibile perché rimarremo seduti un po' più a lungo. Quindi supporta la posizione con un cuscino o quello che vuoi, una coperta ripiegata e siedi in posizione comoda. Oramai anche i ritardatari saranno arrivati, quindi ecco qua. Ok. Siedi comodamente, può essere a gambe incrociate o con le gambe davanti a te. So sit comfortably. It can be with your legs crossed or with your legs open or a little bit long. E piano piano comincia a sentire il tuo busto che disegna dei piccoli cerchi. So start to perceive your trunk. That is drawing some sort of circles. Close your eyes. Chiudi gli occhi. Comincia a osservare il tuo respiro. So start to observe your breath. Cambia la direzione di questi cerchi. So change the direction of these circles. E poi, non importa quale senso di rotazione tu abbia in questo momento, vai nel senso anti-orario. So now it doesn't matter the direction of the circles you are making now. You want to go now in the counterclockwise direction. E piano piano senti che questo movimento diventa meno volontario e un po' più come automatico. Naturale in qualche maniera. So start to feel that little by little this movement it's becoming less volunteer and more natural or automatic in a way. E senti che mano a mano che diventa più naturale, più automatico, il movimento si riduce di ampiezza. So feel that little by little the range of the movement is becoming smaller. Until the moment you are completely. Not completely, but you are still in the middle. Fino al momento in cui senti che sei ferma o fermo nel centro, anche se non è mai veramente uno star fermi.
senti le tue spalle, i tuoi gomiti verso il basso, pesanti verso il pavimento, e osserva la tua verticalità. So feel your shoulders, your elbows and your verticality. E comincia semplicemente a osservare il tuo respiro, senza modificarlo, solo osservalo, sentilo. E senti che la tua verticale, il tuo tronco in verticale, si radica nel bacino, che a sua volta è radicato nella terra. So feel that the verticality of your trunk is grounded in your pelvis, and the pelvis is grounded on the earth. Osserva l'aria che entra attraverso le tue narici e fuoriesce, sempre attraverso il naso. Observe the air that is coming in through your nose and out through the same nose. Osserva per un momento i tuoi pensieri. Osserva just for a moment your thought. E senza giudicarli, lasciali andare. So without judging them, just let them go. E ora che hai gli occhi chiusi, se hai gli occhi chiusi, prova a sentire quanto ampi diventano gli altri sensi. So now that you have your eyes closed, if they are closed, just perceive how the other senses are becoming more sensitive and perceptive. Ascolta i suoni che hai intorno a te. Anche quelli più impercettibili. Listen to the sounds that you have around yourself in the room.
Even the tiniest ones. E anche se ti sembra di non riuscire, di essere altrove, il senso non è quello di riuscire, il senso è quello di provarci. Provare a riportare la tua attenzione sul respiro e allo stesso tempo mantenerti aperta o aperto a ciò che percepisci intorno. So, even if you feel that you are not able to do so because you are somewhere else with your thoughts or with your emotions, the idea is not to reach some sort of state, it's more to try, to keep trying. To observe your breath and to perceive what you have around yourself. Sedersi in meditazione nello Zen non è addormentarsi, rilassarsi. È al contrario un risveglio, una pratica di risveglio per aprire ancora di più la propria possibilità di percepire ciò che c'è intorno. So the meditation in Zen is not to become more relaxed or to fall asleep. It's a practice to awaken yourself. Fai ancora alcuni respiri, questa volta più profondi, quindi rendili volontariamente più profondi. So do a few breaths, but this time a little bit more deeply, intentionally. E molto lentamente, con gentilezza, riapri gli occhi, ma guardando in direzione del tappetino davanti a te o del pavimento davanti ai tuoi piedi. So really, really gently take your time to open your eyes, looking in the direction of the floor in front of your feet. E molto gentilmente vieni fuori dalla posizione in cui sei, distendi le gambe in avanti. So really gently open your legs and caress them. Accarezza le tue gambe, le ginocchia, muovi i piedi, move your feet a little bit.
E poi togli il supporto. So you can remove the support. E va in posizione di quadrupedia sul tappetino. So you go in the position of all four on your mat. Da questa posizione sposta delicatamente il tuo peso in avanti e indietro. So really, really gently from this position you shift your weight a little bit forward and backward. E poi da destra a sinistra, from the right to the left. Ok, poi cerca il centro, feel the center of this position. E da qui distendi la gamba destra indietro, il braccio sinistro in avanti. Stretch out your right leg and left arm. Da questa posizione tocca il ginocchio con il tuo gomito, touch your knee with the opposite elbow and you come back. Quindi tocca e ritorna. E ancora tocca e ritorna. Ancora uno, tocca, ritorna, cambia diagonale, change the diagonal. Delicata la mano. Tocca con il gomito il ginocchio opposto e allunga. E ancora, tocca e allunga. E ancora, tocca, allunga. E tocca, allunga. L'ultimo, tocca, allunga. Poggia di nuovo tutti e quattro gli arti giù. So come back to the position with all four points down. Ora. Immagina di avere una coda, in realtà ce l'hai, un residuo della tua coda, il tuo coccige, e immagina di prolungare questa tua coda distendendo la gamba indietro, quindi la tua gamba è la tua coda. So stretch out your leg on the floor and imagine that your leg is the tail, your tail. Da questa posizione comincia a muovere la coda da un lato all'altro, quindi scivola con le dita e con il dorso del piede sul pavimento, come se volessi muovere la tua coda da una parte all'altra. E segui con lo sguardo la tua coda. So you want to move your tail, that is the leg, on the floor, from one side to the other. And you want to look, to follow with your eyes the tail. One side and the other side. E senti come questo movimento ti fa flettere il busto da una parte all'altra. So feel how this movement is making you side bend to one side and to the other. Ok, e vai giù, posizione del fanciullo, rilassa. Rest in the child's pose. Ritorna su, cambia gamba, stessa idea. So you change the leg and you do the same. You follow your tail moving from one side to the other. Senti che il tuo bacino partecipa al movimento, il busto partecipa al movimento. So invite your pelvis and your trunk in the movement. Ancora uno, one more. Respira in modo fluido. Ok, ritorna al centro. Ti siedi se puoi sui talloni, so sit on your heels if you can.
E vai con le braccia un pochino più lontane in avanti. So go with both your hands a little bit forward. Poi punta i piedi sul tappetino, spingi con le mani indietro e vai nella posizione della piramide. So push with your hands backward and you go in the pyramid position. Gambe piegate, comincia ad alternare un tallone e l'altro giù. So keep your knees always slightly bent. And alternate one heel and the other heel on the floor. Rilassa il collo, release your neck. Ok, da questa posizione sposta il peso in avanti. Passa in plank e poggia le ginocchia, allunga la schiena e allunga la parte anteriore di te per estendere. So from this position you move forward your weight and go in a swan position or a little bit more than a swan. Fletti le ginocchia, ritorna nella stessa posizione. So you come back to the same position, the pyramid, and then again. In this position like a cobra. E vai ancora nella posizione più vicina al cobra. E ancora. Alterna da una posizione all'altra. So you want to move from one position to the other. But gently. Respira. Prova a prendere l'aria quando estendi in avanti. Espira quando vai nella piramide. Ancora uno. Ok, e poggia le ginocchia, rilassa giù. So again, put your heel, your knees on the floor and you rest. Ritorna in su e porta la gamba destra in avanti. So step forward with your right leg. In questa posizione, se hai problemi di equilibrio, puoi utilizzare una sedia, un supporto, un muro accanto a te, ok? Perché non è un esercizio, un movimento che stiamo facendo per equilibrio, ok? So in this moment, if you need, you can put a hand on a chair or on the wall, if this helps you. Da qui comincia a muoverti in avanti e indietro. So from here, start to move forward and backward. E ogni volta senti il bacino che va in avanti e in giù. So every time you feel that your pelvis is moving forward and down a little bit. Rimani qua, poggia la mano sinistra sul tappetino e punta il piede sinistro, distendi il ginocchio. So from this position put your left hand and left foot on the floor, lift the knee from the floor. Ruota il busto, braccio verso il soffitto. So rotate your trunk, your chest, and arm closer to the ceiling. Ok, attenzione qua, da questa posizione fletti di nuovo il ginocchio sinistro, ok? E prova a ruotare verso la tua destra in modo tale da flettere il ginocchio di sotto
e incrociare l'altra gamba davanti a te. So you have one knee that is on the floor, bent, and the other knee that is in front of you with the foot on the floor. Ok? E da questa posizione prova a sentire questa verticalità del busto, abbraccia il ginocchio e ruota il busto verso destra. So from this position, feel the verticality like a spiral, rotate your trunk, hug your knee and go to the right. Respira. Non tirare, non andare nella sensazione di esagerata, come dire, tensione o stretching. Senti più l'organizzazione del busto. Ok? E da qui ritorna, quindi ruota di nuovo dall'altra parte verso sinistra e ritorna nella posizione in cui eri. So from here you rotate to the left and you go back to the same position where you were before. Tutte e due le mani sul tappetino, chiudi un piede vicino all'altro, so close one foot, close to the other, e cambia gamba. Change your leg. Poggia il ginocchio e ricomincia dall'inizio. So from this movement you start again with the knee on the floor, the left foot in front of you on the floor, and you move forward and backward. Ok, da qui poggia la mano, put your right hand on the floor and the foot, lift the knee, solleva il ginocchio, ruota il busto e apri. Rotate your chest and open your arms, your arm, only one. Ok, ritorna giù, da questa posizione fletti il ginocchio, e ruota verso sinistra. So sit while you are rotating to the left. Now I'm giving you my shoulders. E da qui, anzi, mi giro verso, no, non è vero, rimango qua. Abbraccia il ginocchio sinistro con il tuo braccio destro e ruota verso sinistra il busto. So hug your left knee with your right hand and turn to the left. Respira, puoi persino sorridere e poi gira di nuovo verso la tua destra per ritornare nella stessa posizione in cui eri prima. Da questa posizione tutte e due le mani sul tappetino, tutte e due i piedi indietro in plank. So go again in the plank position, fletti le ginocchia e vai nella posizione come prima della piramide. Con le gambe leggermente piegate. So go again in your the position of pyramid with your knees slightly bent. Ritorna in avanti. Estendi la colonna. So arch your back and then rest in the child's pose. Riposa nella posizione del fanciullo. Ok, e ritorna su, e di nuovo dalla posizione di quadrupedia, poggia la mano destra sul tappetino, quindi lasciala lì, la mano sinistra invece scivola con il dorso verso destra e ritorna. So go with your left hand in the space between the right hand and the right knee and slide to the right.
Ancora. Cambia lato. Change leg. The side, sorry. Ancora uno, one more. Ok, e da qui, espirando, fletti il busto. Inspira, estendi. So, exhale, you bend forward your spine. Inhale, you arch your back and you open the chest. Ancora. E ti siedi sui talloni, spalle indietro. So sit on your heels and roll your shoulders backward. Intreccia le dita delle mani, ruota i polsi da una parte e dall'altra. So rotate your wrists to one side and to the other. Ok. Poi ti siedi sul tappetino con le gambe davanti a te. So sit on your mat. Abbraccia le ginocchia. So hug your knees. Exhale, you become round in your back. Inhale, you arch a little bit. Espirando, fletti il busto, diventa rotonda o rotondo nella tua colonna, guardando verso il tuo bacino. Inspira. E allunga un pochino in su il petto. Ancora. Poi porta le gambe un pochino più avanti, le mani dietro le ginocchia e da qui comincia ad arrotolare, ma muovendo ancora di più una vertebra alla volta dal bacino, va in retroversione e ritorna su. Quindi dondola proprio dal bacino in avanti e indietro. So you want to really move the all yourself, all your spine from the pelvis, one vertebra with the next one. Adesso aggiungiamo, quindi fletto da questa posizione. Quando estendi, allarga le ginocchia, porta le braccia indietro. So again, you want to bend. So when you bend, you can also put the hand in front. Puoi mettere le mani anche davanti alle ginocchia. Quindi fletti. And then when you arch, you put your hands backward and you open the knees. And then again. Quindi fletti, espira. Prendi l'aria. In arca. E ancora l'ultimo. E inspira. Ok, poi fletti, questa volta mani dietro le ginocchia, continua a flettere il busto fino a stenderti completamente giù sul tappetino. So you continue completely down to lie on your back. Mani sulle ginocchia. Porta le ginocchia insieme a disegnare dei cerchi. So start to move your knees in such a way that they draw circles, but you guide them from the hands. Quindi guida il movimento dalle mani, da una parte e dall'altra. Comincia a cullare, quindi abbraccia le ginocchia, culla da una parte all'altra la tua schiena. So you want to really rock and roll yourself, hugging the knees
from one side to the other. Poggia la gamba sinistra giù. Put your left foot on the floor. Intreccia le dita delle mani dietro il ginocchio destro. Interlace your fingers behind the right knee. Da qui comincia a voler distendere la gamba e fletti. So you want to stretch out your knee a little bit and you bend it again. Quindi distendi e fletti. E ancora. E senti che quando distendi la gamba, le tue mani che sono lì come un limite per la tua gamba stanno in realtà creando una trazione delle spalle in avanti, delle braccia. Lascia che questo accada. So, because of the movement of the leg that is stretching, not stretching, but I mean it's becoming long, you feel that you are pulling from the arms your shoulders forward. Ok, cambia gamba, so change the leg e fai la stessa cosa e respira in modo fluido. Ultimo, the last one. Ok, allarga le braccia, open your arms to the side. Vai con tutti e due i piedi sul pavimento e tutte e due le ginocchia verso destra e centro, solo a destra. So you want to go with both your knees sinking to the right and back to the center, only to the right. La prossima volta che vai con le ginocchia a destra, chiudi il braccio sinistro sul destro. So the next time you sink with the knees to the right, close the left arm on top of the right and come back. Ritorna. La volta successiva le gambe vanno ancora a destra, ma la testa va a sinistra. So the next time the legs are sinking to the right and the head is going to the left and come back. Quindi una volta vai insieme con il braccio e la testa e apri. So one time you go together with the head and arm e la volta successiva vai con la testa nella direzione opposta. The next time you go in the opposite direction with the head. Ancora una volta, one more. Ok, e comincia adesso ad andare a sinistra con le ginocchia. So you go with your knees to the left. Come back. E vai insieme con il braccio. So you close the book to the left. You open to the center. E poi di nuovo opposta la testa nella direzione opposta alle ginocchia. So the opposite direction of the head to the knee. Continua. Alternando una volta insieme e una volta opposte. E ancora. Bene. E ritorna al centro. Da questa posizione mantieni le braccia aperte, so keep your open arms, rotola con il bacino in su e in giù, so roll with your pelvis up and down, e da qui sali una vertebra alla volta, so roll up in the bridge, one vertebra after the other, and you come back, ritorna giù.
Poi porta le braccia un pochettino più su, sempre però sul tappetino. So open your arms a little bit more in the direction of the head on the floor and do the same. Fai la stessa cosa con il bridge, il ponte. E ogni volta porta le braccia un pochino più su per quello che ti è possibile. E vai su con il busto e scendi. So every time you want to move a little bit more your arms up. Ancora. Fermati dove senti che hai fastidio, dolore, torna un pochino indietro. Quindi non stare in una situazione dolorosa per te. So, don't go in the painful area. If you feel pain, go a little bit backward with the arms. Facciamo l'ultimo. Rimani su con il busto, lascia le braccia comode sul pavimento e prova ad andare ancora più in su. Anzi, ancora più in avanti con le ginocchia, sollevando leggermente il petto. So you go a little bit more forward with your knees and up with the chest. E poi srotola vertebra dopo vertebra. And then you go down one vertebra after the other. Ok, e scivola con le braccia in giù, scivola con le gambe, distendile. So stretch out your both legs and arms close to you. E fermati qualche istante, ancora una volta, a osservare il tuo respiro. So come back again, one more time. To observe your breath. Senti la bocca, la lingua, feel your mouth and tongue. Senti i tuoi occhi. È la zona intorno ai tuoi occhi. So feel your eyes and the area around your eyes. Poi fletti le ginocchia, bend your knees, roll to one side, rotola su un fianco e con entrambe le mani vieni su, trova il tuo modo per metterti su, seduta o seduto. So come to sit.
And I will be reading now something in Italian from a book about meditation and Zen practice. Volevo leggere per voi questo contributo da un libro molto bello sulla meditazione e lo Zen. E dice così: quando al mattino di buon'ora suona la sveglia e vi dovete alzare, non credo che vi sentiate molto bene. Non è facile andare a sedersi in meditazione. E dopo essere entrati nello zendo, prendete per buona la pronuncia, e aver iniziato zazen, cioè la meditazione in posizione seduta, dovete per giunta spronarvi da soli a meditare bene. Ma si tratta soltanto di onde della vostra mente. Nello zazen puro non ci devono essere onde di nessun genere nella mente. Man mano che state seduti, queste onde si faranno sempre più piccole e il vostro sforzo si trasformerà in una sottile sensazione. Noi diciamo, strappando via le erbacce, diamo nutrimento alla pianta. Noi strappiamo le erbacce e le bruciamo vicino alla pianta per darle nutrimento. Quindi, anche se avete qualche difficoltà nella pratica, anche se avete delle onde mentre siete in meditazione, quelle onde stesse vi saranno di aiuto. Perciò non dovreste farvi disturbare dalla mente. Fareste bene a essere contenti per le erbacce, perché in definitiva la vostra pratica ne sarà arricchita. Se riuscirete a fare esperienza di come le erbacce della mente si trasformano in nutrimento mentale, la vostra pratica farà un notevole progresso. Voi sentirete il progresso, sentirete come esse si trasformano in autonutrimento. Naturalmente non sarebbe difficile fornire una interpretazione filosofica o psicologica della nostra pratica, ma ciò non è sufficiente. Dobbiamo fare l'esperienza effettiva di come le nostre erbacce si trasformano in nutrimento. A rigor di termini, qualsiasi sforzo facciamo non giova alla pratica perché crea onde mentali. È impossibile tuttavia raggiungere l'assoluta calma mentale senza alcuno sforzo. Dobbiamo fare un certo sforzo, dimenticando però noi stessi nello sforzo che facciamo. In questo regno non esiste né soggettività né oggettività. La nostra mente è calma e basta, senza alcuna consapevolezza di sorta. In questa non consapevolezza, qualsiasi sforzo, qualsiasi idea e pensiero svaniranno. Bisogna dunque incoraggiarsi e sforzarsi fino all'ultimo momento, quando ogni sforzo scompare. Dovete tenere la mente ferma sul respiro fino a che non perdiate la consapevolezza del respiro. Dobbiamo cercare di prolungare il nostro sforzo a tempo indeterminato, senza però aspettarci di raggiungere un livello superiore una volta che ce ne saremo completamente dimenticati. Dobbiamo solo cercare di tener ferma la mente sul respiro. E questa è la nostra pratica effettiva. Questo sforzo si raffinerà sempre più a mano che state seduti in meditazione. All'inizio, lo sforzo che fate è quanto mai rozzo e impuro, ma col potere della pratica lo sforzo si farà sempre più puro. E quando il vostro sforzo diventa puro, anche il corpo e la mente diventano puri. Ecco come pratichiamo lo Zazen. Una volta compreso il nostro innato potere di purificare noi stessi e ciò che ci circonda, potete agire nel modo giusto e imparerete da chi vi sta intorno e diverrete gentili e cordiali con gli altri. Ecco il pregio della pratica Zen. Ma il modo di praticare consiste semplicemente nel concentrarsi sul respiro con la giusta posizione e con uno sforzo grande e puro. Ecco come noi pratichiamo lo Zen. Ok, inspira, braccia su. Espira, scendi. E ancora, prendi l'aria. Espira, scendi. E l'ultimo.
Grazie. Grazie ancora di esserci stati oggi. Mi era venuto in mente di suonarvi ancora la campana, ma no, basta così. E allora, prossimi appuntamenti. Avevo tentennato, ma ho deciso che farò lezione anche domani. Avevo per un attimo pensato di interrompere per un giorno, però dopo questa pratica ho deciso di no, quindi domani ci sarà lezione normalmente. Sì, lo so. Mi dicono dalla regia che oggi è il 25 aprile, giorno di liberazione italiana. Al di là del significato, diciamo, storico e politico di questa giornata, probabilmente in questo momento potremmo prendere la metafora della liberazione come un po' un liberarci da quello che abbiamo vissuto finora, nel senso della costrizione, ma anche magari, chissà, liberarci da chi eravamo prima di entrare in quarantena e lasciare emergere la nuova parte di noi che è nata ed è, come dire, si è espressa e forse ha trovato un posto durante la quarantena. E speriamo che questa parte di noi, che magari abbiamo coltivato con buone pratiche, quindi con la pratica del movimento, con la pratica della meditazione per chi l'ha fatta, una pratica di igiene del sonno, come diceva Ambrogio l'altro giorno durante la diretta Instagram, o magari alimentare, quindi chi ha cucinato per sé, si è preparato i propri pasti senza mangiare sempre di fretta un boccone in macchina mentre si va al lavoro, quindi tutte queste buone pratiche che possano magari far parte della nostra vita anche adesso che piano piano verremo fuori da questa quarantena. Ok, quindi un'altra cosa. Ci sarà oggi pomeriggio, vi avevo promesso e ho mantenuto la promessa, sono riuscita a convincerla. Ci sarà Paola con me in diretta su Instagram alle ore 18. Quindi oggi ci rivediamo, però su un altro canale, e parleremo della differenza tra il Pilates e lo yoga. Perché tanti mi dicono, ma cos'è sto Pilates? Ma che differenza c'è con lo yoga? Ma devo scegliere Pilates o yoga? Ora, posto che io non sia una purista, anzi che io non sono una purista del Pilates, come avrete notato, tuttavia mi va di chiacchierare con lei a proposito di questo, perché le nostre conversazioni sono sempre poi per me molto così illuminanti. E quindi magari ho deciso di coinvolgere voi anche, quindi di poter dedicare anche a voi questo momento. Quindi ci vedremo per chi vorrà oggi pomeriggio su Instagram alle 18. E non so se riuscirò, questa volta non sono riuscita a registrare, nel senso proprio a salvare e poi poter condividere anche su Facebook quella diretta, però vediamo se trovo un modo lo faccio. Ma nei prossimi giorni ci sarà anche una diretta Facebook, solo Facebook, sempre doppia, in tandem, e poi vi dirò con chi sarà. E basta, ho parlato troppo, più di quanto volessi, quindi vi lascio un pochino di spazio per le domande come di consueto. Vediamo un po'. Eccomi qua. Grazie, regia. Allora, vediamo un pochino. Mi vedete, sì? Allora, Giacomo, io non esco più di casa. Brava Giorgia, buon 25 aprile, grazie Giacomo. Invece speriamo di uscire di casa, ma
trovare sempre un tempo, quindi di riuscire a dedicarci sempre un tempo per noi, per la nostra pratica insieme, se vorrete insieme a me, perché la prossima settimana vi annuncio un po' di cose, di novità. E poi sto pensando a un'altra cosa, però questa non ve la dico perché è presto, poi vi dirò. Lorenzo, se posso esserti utile con le connessioni, dimmelo senza problemi. Lorenzo, che intendi? Che vuol dire con le connessioni? Perché apprezzo molto, ma spiegami meglio. Paola, grazie, oserei dire che con le tue pratiche è migliorato anche il mio sonno. Ok, fantastico, Paola. Barbara, grazie Giorgia per questa rigenerante lezione, mi stai accompagnando su un cammino di cambiamento fisico e spirituale. Un abbraccio e buona giornata. Grazie Barbara. Vado un pochino più su con i commenti, ragazzi, poi ritorno da voi. Ah, mi chiedono come si chiama il libro da cui ho letto oggi. Si chiama, è un libro, un pilastro dello Zen. Si chiama Mente Zen, Mente di principiante. Eccolo qua. Suzuki Roshi, l'autore. Allora, Sabrina, grazie anche per oggi, sei un appuntamento indispensabile, grazie Sabrina. Simona, questa pratica è stata liberatoria in tutti i sensi. Quando mi sono ritrovata seduta, il mio corpo ha iniziato a muoversi dolcemente e ho avvertito una grande leggerezza sulla fronte. Bello, grazie Simona per la condivisione. Grazie Monica, a te, buona giornata. Ci vediamo, dice Caterina, alle 18 con Paola. Yes, vi farò conoscere Paola. Per me è stata veramente una bella scoperta questa dei social, questo utilizzo dei social, perché, per esempio, connettermi con Paola dall'altra parte e farmi una chiacchierata con tutti voi insieme a noi, mi sembra un'opportunità bellissima di stare insieme, di creare insieme qualcosa. Grazie Federica, Stefania. E Lucia, riesci sempre in qualche modo a farmi sentire centrata, anzi a farmi ritrovare il centro. È come se la mente di colpo si chiarisse e capisse e accettasse. Grazie Lucia. Anche voi riuscite con me, nel senso che nel portare voi in un percorso è come se facessi il viaggio per me stessa o insieme a voi. Quindi mi sento anch'io così. Augusto, grazie Giorgio per la lezione, non mollare, noi siamo con te, viva l'Italia e buona festa della liberazione a tutti. Grazie Augusto. Manuela, ho seguito tutte e 47 le lezioni, la soddisfazione più grande i giorni scorsi sono riuscita a fare il plank laterale, grazie a te e alle spiegazioni che ho sentito mie. Yes, grande Manuela. Ci vuole costanza. Ovviamente voi, come avrete notato, vabbè, chi conosce il Pilates sa che non sono mai andata. Forse plank laterale un pochino, ma non sono mai andata nel repertorio di esercizi che ci sono del metodo Pilates, del repertorio avanzato. Non ho inserito molti degli esercizi avanzati per scelta. E, probabilmente creerò un percorso poi con tutta una, diciamo, tutta la parte del repertorio avanzato del Pilates, ma desideravo mantenermi proprio sulle basi. Allora, oggi una lezione bellissima, dice Mirella, in tutti i sensi, grazie. Grazie a te, Mirella. E Giuseppe, allora, con sto risotto con la salsiccia, basta. No, cioè, guarda che alla fine della quarantena io potrò viaggiare di nuovo, potrò venire in Italia. E se non ci inviti tutti quanti a pranzo, guarda che mi arrabbio. Paola, grazie Paola. Caterina, sempre più in alto ci conduci, grazie Caterina. Orietta, sei stata per me, credo, una bella scoperta di questo periodo. Apprezzo molto la differenza di difficoltà e di intensità delle tue lezioni, c'è davvero posto per tutti. Grazie Orietta. Daniela, oggi riuscita a farla in diretta con noi. Yes, grazie Daniela. Paola dice: peccato, potevo farlo con te a mezzogiorno. Che vuol dire Paola? Non ho capito. Domani ci sei, Giorgio. Paola, non ho capito. Vabbè,
Io la lezione la faccio spesso in un altro momento perché a quest'ora non posso mai, ma sei troppo brava, complimenti, grazie Maria. Giuseppe, ma quello che abita sotto di te, quanto è contento delle tue lezioni? Allora Giuseppe, devi sapere che noi abbiamo una vicina che abita esattamente qui sotto e ha tutta la zona in cui dorme, fa, sotto la stanza in cui io faccio lezioni, che purtroppo è esasperata, ma non perché noi facciamo chissà quale casino, ma perché il pavimento e il soffitto, il suo soffitto, non hanno un buon isolamento purtroppo, e quindi lei sente molto, quindi noi ci sforziamo di non fare grandi cose, ma purtroppo in quarantena stiamo tutti dentro casa, cioè ho saltato, ballato, ho fatto di tutto, sta da sta. E Paola. Ciao Paola, Soulmate Yoga, questi sono i messaggi dell'inizio, grazie a tutti, ciao ragazzi. Paola diceva stamattina ho fatto tonificazione, va bene. Laura dice grazie per come ci permetti di passare il tempo prendendoci cura di noi, grazie Isabella, Anna, Paolo, Maria Carmela. Tommasa, Roberta, buongiorno a tutti ragazzi. Allora vado un pochino più in giù. Paola dice che la lezione è quella che aspetta più con piacere, quella di flessibilità. Vediamo se avete qualche domanda nel frattempo. Ah, ok. Lorenzo dice con il fatto che sei riuscita a salvare il video di Instagram. Ok. E dimmi come si fa, scrivimi, sono curiosa. Carla, grazie anche per oggi. Come si chiama il libro da cui ho letto oggi? Autore, questa l'avevo già letta. Stefano dice grazie, buona festa, grazie per la tua dolcezza e impegno. Ci piacerebbe coltivare lo zen, difficile da praticare in Occidente. Flora e Stefano. È proprio quello che ho letto, no? Non vale solo per la pratica di meditazione in se stessa. Il punto è, nelle difficoltà, trovare il senso della propria pratica. Quindi penso che lo zen consista in questo, no? E dice qualcuno, è troppo facile meditare in pieno silenzio, in mezzo alla natura, con gli uccellini, eccetera. Devi essere capace di ritrovare quello stato quando sei in metropolitana, all'ora di punta, con la gente che ti spintona intorno e nel caos del traffico. Quella è la sfida, no? Non è facile. Allora, Maria Carmela, grazie per la tua sensibilità e generosità, ti seguirò alle 18 con Paola. Ok, Maria Carmela, io ti invito a Marina di Pietrasanta, va bene, Lucia. Paola, sarebbe molto bello qualche corso che posso fare anche nei miei orari di pausa. In che senso? Luisella, grazie Giorgia, oggi è andata meglio. Ti sei rispecchiata, ok, in quello che hai letto nel libro, Luisella. Bene. È da qualche giorno che sembri leggermente scarica. Secondo me hai bisogno della tua amata Puglia e della vista del mare. Bravo Alessandro. Sì, è proprio così. Mi manca il mare, mi manca la mia famiglia, mi manca la mia terra. Cinzia, ogni giorno da 47 giorni fai cose belle e le fai bene ad ognuno di noi, grazie a te, grazie Cinzia. Angela, oggi non sono riuscita a praticare in diretta, ti ho seguito su Instagram ed è stato molto interessante. Ok, grazie Angela, allora se ti va c'è il bis oggi con un'altra persona interessante dall'altra parte. Donatella. Io non riesco come orario a fare le dirette, ma il giorno dopo, quindi sono in ritardo di un giorno, ma mi piace veramente il tuo metodo. Grazie, Donatella. Ok, Giuseppe, ti aspettiamo a Torino. Yes, Giuseppe, grazie. Ho un problema di alluce rigido, come posso sopperire nel plank? Bella domanda. Cosa intendi per alluce rigido? È un'operazione, nel senso hai un perno o... Non so, così è un po', non so. Dicono in regia, tagliamo il pollice, la luce. Non ti preoccupare, Paolo, ho capito. Allora, grazie anche oggi, dice Serena. Grazie della precisazione sullo zen, dice Stefano. Grazie, Stefano. E allora.
Non posso flettere le dita dei piedi. Per un problema. È un po' complicato, ragazzi, rispondervi qui ai casi specifici, nel senso che dipende. A volte si può lavorare prima per recuperare la mobilità delle dita dei piedi, per poi riprendere piano piano con la possibilità di fare quel movimento. Ok? Quindi bisognerebbe capire meglio. Allora, ragazzi, io direi che ho parlato tanto anche oggi. Vi mando un grande bacio e saluto sempre la mia famiglia che è dall'altra parte dello schermo, i miei amici che mi seguono da varie parti del mondo. Vi mando un grande abbraccio per ora da lontano, spero presto anche vero. E ci vediamo oggi pomeriggio per chi vorrà oppure domani alle 12. Un bacio grande.